a chiedere forze dell'ordine di sgomberare. A Grado il clima rimane incandescente dopo che nei giorni scorsi è esplosa la protesta contro la decisione del sindaco Dario Raugna di accogliere 18 richiedenti asilo attualmente ospitati al CARA di Gradisca di Sonzo. Durante il consiglio comunale di mercoledì il sindaco è stato interrotto dalle urla e dai fischi dei presenti che hanno esposto striscioni di protesta e ha dovuto chiudere la seduta e rinviarla la mattina dopo. Ma anche la seconda seduta è stata interrotta. La minoranza intendeva dibattere in via prioritaria il problema dei profughi che dovrebbero essere dislocati nella frazione gradese di Fossalon. E difatti erano presenti in aula alcuni agricoltori di Fossalon e Boscat che hanno annunciato che la prossima volta arriveranno a bordo dei loro trattori in segno di protesta. Il sindaco si è dichiarato disponibile a discutere l'argomento, ma nel corso di un prossimo consiglio comunale. Intanto la minoranza ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale urgente con unico tema la questione dei profughi e contemporaneamente ha chiesto la mozione di sfiducia al sindaco. Deve alzarsi e andare via, se si rende conto, si confronta, cerca di risolvere questa situazione.